Si ricomincia a parlare della vicenda di gasificatore e adesso anche lo Confartigianato, alla luce della visita dell'ambasciatore inglese a Brindisi, chiede l'apertura del dialogo. La città di Brindisi non è nelle condizioni di rifiutare qualsiasi ipotesi di nuovi investimenti per posizioni preconcette assunte senza necessari approfondimenti. Il rigassificatore rappresenta un caso emblematico perché c'è chi fino ad oggi ha impedito anche un confronto sereno con la controparte aziendale. Si legge in un comunicato stampa a firma della Confartigianato che prosegue un'esigenza, quella del dialogo, che adesso è ancora più avvertita, visto che dopo il pronunciamento della Commissione VIA, il progetto per la realizzazione dell'impianto è stato radicalmente modificato. Per questo motivo chiediamo che si apra una fase di confronto sereno che veda coinvolte le istituzioni locali, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, il tutto anche in vista dell'ormai scontata convocazione della conferenza di servizi, durante la quale ogni soggetto interessato dovrà esprimere un parere definitivo che non può essere macchiato da atteggiamenti e comportamenti preconcetti. La visita dell'ambasciatore britannico Christopher Prentice a Brindisi è destinata comunque a suscitare reazioni e proprio per questo il presidente della provincia Massimo Ferrarese ha voluto fare una precisazione pubblica a scanso di equivoci. La mancanza di chiarezza può determinare facili strumentalizzazioni. È successo, dice Ferrarese, riferendosi ad alcuni articoli di stampa sulla vicenda rigassificatore ed è per questo che intendo chiarire cosa è realmente accaduto. Ho ricevuto la visita dell'ambasciatore britannico in Italia, il quale tra l'altro mi ha prospettato l'ipotesi di nuovi importanti investimenti in Italia e quindi anche nel nostro territorio. In questo contesto era logico che si soffermasse anche sul rigassificatore proposto dalla Brindisi LNG. Quindi il diplomatico ha ribadito che il progetto è stato ampiamente modificato rispetto a quello che conosciamo noi, continua Ferrarese, ed anche rispetto a quello esaminato dalla Commissione VIA e quindi ha chiesto la mia disponibilità a partecipare ad un incontro tra enti locali, Brindisi LNG e lo stesso ambasciatore per esaminare i dettagli. Richiesta alla quale ritengo di avere il dovere di non sottrarmi ed è chiaro che i contenuti di tale incontro, conclude Ferrarese, quando essi avranno luogo, saranno sottoposti all'esame del Consiglio provinciale e delle forze politiche.